L'Arezzo contro lo Scandicci, prima partita del 2014, una gara da non fallire per l'Arezzo. Non c'è la novità Gascaroli che parte dalla panchina, il giovane in prestito dall'Atalanta. Quadrini dovrebbe giocare dietro le punte, Invernizzi e Sussì, in squadra anche Rubecchini esclusi, e partono dalla panchina Di Santo, Carfora e Martinez, che è entrato dall'Argentina solo all'ultimo dopo il prolungamento delle vacanze. Lo Scandicci viene da 4 vittorie consecutive, non ha mai subito gol nelle ultime 4. Intanto Invernizzi parte un cross per Jesus, si schiaccia, ma il colpo di testa non è indirizzato verso la porta, quindi Quadrini si avvicina al limite, parte il tiro di sinistro, la parata facile del portiere Mariotti, poi attenzione alla partenza di Jean Couco, va col destro, il primo tiro in porta, la parata anche di Scarpelli, l'angolo di Rubecchini, arriva Invernizzi che schiaccia e l'Arezzo va in vantaggio, il terzo gol in campionato per Invernizzi al 22esimo, sblocca una gara che già si stava facendo difficile con lo Scandicci che dopo i primi minuti un po' rinunciato stava prendendo campo. Arezzo avanti 1-0, Quadrini, la palla passa per il Sussì, e Sussì in caduta in diagonale, la palla sul fondo, ha provato a incrociare Sussì, niente da fare però in questo caso per il bomber, poi qui un pallone dentro, attenzione qui al portiere Scarpelli che respinge, poi Jean Couco controlla la palla, ancora Scarpelli, Jean Couco ancora, la palla è lì, non riesce l'Arezzo a liberare ancora Jean Couco, la serpentina finisce giù e quindi la conclusione che finisce sul fondo da parte di Mazzoli, pericoloso qui lo Scandicci, Scandicci ancora avanti, la palla è proprio per Mazzoli col destro, il pareggio dello Scandicci al 36esimo, il gol cominciava a essere nell'aria perché lo Scandicci stava premendo molto, insiste, c'è il pallone dentro per il tentativo da parte di Bigeschi, ancora Scarpelli che deve intervenire, uno Scandicci che a questo punto ci crede ancora di più, l'Arezzo è in affanno, è in confusione, la squadra di Mezzanotti, vedete c'è la contestazione nell'intervallo, il pubblico invita Mezzanotti in sostanza ad andare via, a dimettersi, contestazione che arriva all'estremo di quanto avevamo visto anche in precedenza, poi entrano Di Santo ed esce Idromila, entra Dieme ed esce Invernizzi, eccolo qua, Mezzanotti chiaramente vede che le cose stanno andando male, squadra opaca, confusa, che non riesce proprio a far vedere un minimo di gioco, qui Jesus subisce un fallo, poi Jesus ancora, ha tentato di dare una testata, c'è un rosso anche per il difensore, il capitano Bettoni, le due squadre rimangono in 10 per l'espulsione dell'arbitro Paterna di Teramo, Jesus deve lasciare il campo e entra Martinez, viene richiamato in panchina Dierna. Ora Rubecchini, parte il cross, Martinez ha provato di testa, palla sul fondo, l'Arezzo sostanzialmente è senza punte, senza boa, attenzione qui, parte un cross, colpo in testa di Rubecchini, c'è un liscio davanti alla porta, arriva Martinez e fa il gol del 2-1, insperato per la verità in questo momento di partita, 2-1 al 22esimo, l'Arezzo passa in vantaggio allo stesso minuto del primo tempo, sblocca Martinez che poi va a abbracciare, vedete Mezzanotti, tutti i giocatori si stringono attorno al contestatissimo Mezzanotti, poi qui va a terra Dieme per l'arbitro, però c'è la simulazione del giocatore dell'Arezzo che viene ammonito, Martinez si avvicina al limite, scaglia questa conclusione, palla sul fondo, quindi ancora lo Scandicci, sempre pericoloso, palla dentro per il tentativo di Daniel Couco, poi anche qui c'è un accenno di scontro tra Couco e Scarpelli, comunque il gioco è fermo, poi l'arbitro aveva già richiamato Mezzanotti, uscito dall'area tecnica, viene espulso Mezzanotti, il pubblico applaude in modo ironico l'uscita dal campo di Mezzanotti, prima surreale allo stadio comunale, qui c'è un fallo di mano, intanto lì del Colle che viene ammonito e c'è il calcio di rigore, l'Arezzo ha la possibilità del 3-1, vorrebbe batterlo Martinez, poi invece va Quadrini, destro, spiazzato del portiere Mariotti, 3-1, 3-1 al 37esimo, la partita sembra chiusa per l'Arezzo, una giornata veramente difficile di involuzione, di gioco. Qui poi della scala, un tiro ribattuto, il nuovo entrato Checchi davanti alla porta, c'è il gol del 3-2, la Scandicci lo riapre, lo Scandicci lo riapre al 39esimo, riapre il match, incredibile, Checchi secondo gol in campionato, 3-2, Scandicci che si riversa in avanti, Arezzo ancora in difficoltà, conclusione sopra la traversa qui, una conclusione che è finita alta da parte di Chiarello, è entrato nel secondo tempo, sull'ultima punizione, palla dentro, uscita vuoto di Scarpelli e manca la conclusione di testa in rete del Colle che sfiora così l'incredibile 3-3 nel finale, Arezzo batte Scandicci 3-2, contestazione che prosegue del pubblico, ci vorrà un Arezzo diverso domenica a Pistoia.